Ad aprile scattano gli adeguamenti per le pensioni, cosa si devono aspettare i medici EMPAN? I medici EMPAN si devono aspettare un adeguamento di un'entità nella somma abbastanza importante che adegua l'aumento del costo della vita, i loro assegni. Da questo punto di vista l'EMPAM continua ad assegnare alle pensioni un indice ricavabile dal rilevamento del costo della vita e nella misura pari al 75% fino a una certa quota, che è 4 volte la pensione minima dell'INPS, e per la parte eccedente il 50%. Sono percentuali che possono apparire non particolarmente seducenti nei singoli assegni, però nella loro sostanza significano un'attenzione all'EMPAM, che l'EMPAM dà ai meccanismi e all'esigenza di adeguare al costo progressivamente crescente della vita l'assegno pensionistico. In queste settimane si è parlato molto del riscatto della laurea, lo consiglia ai medici? Secondo quale tipo di riscatto degli anni di laurea? Possiamo avere un riscatto degli anni di laurea che avviene a livello della Fondazione EMPAM, che tendenzialmente consiglio di valutare, farsi fare la proposta, perché la proposta non è vincolante, poi uno farà le sue scelte. Altre forme di riscatto possono riguardare il ruolo del dipendente all'interno delle gestioni IMSS. Si è parlato adesso di una proposta di riscatto per quello che riguarda invece dei periodi di laurea per chi ancora non ha una situazione lavorativa consolidata. Su quelli invito una certa riflessione. Se dobbiamo ragionarla, faccio presente per esempio che noi come Fondazione EMPAM abbiamo assegnato la possibilità agli studenti del quinto anno del corso di laurea in medicina e chirurgia e in odontoiatria di iscriversi alla Fondazione EMPAM in maniera volontaria, più di 4.000 l'hanno fatto. Bene, questi colleghi pagando 9 euro al mese, quindi 113 euro l'anno, di fatto si trovano riscattati 2 anni, a 113 euro l'anno l'uno. Quindi ecco, se per riguarda l'anzianità contributiva, questo è sicuramente il riscatto più conveniente che si possa fare. Ovviamente non riguarderà la consistenza finanziaria della pensione, perché si tratta di anni in cui il costo versato è esiguo e quindi non potrà dare proporzionalmente una quota di pensione corrispettiva particolarmente consistente. Si è parlato molto anche di quota 100 nel Servizio Sanitario Nazionale, cosa ne pensa al riguardo? Sarà veramente un problema? Per quello che riguarda, allora, quota 100 riguarda il mondo IMSS, quindi il mondo della dipendenza. Noi in EMPAM abbiamo un quota 97, perché in EMPAM si può andare in pensione a 62 anni più 35 anni di versamenti effettivi riscattati o ricongiunti. Quindi a seconda del tipo di lavoro svolto, lavoro dipendente che fa riferimento all'EMPAM o lavoro autonomo, compreso quello convenzionato che fa riferimento all'IMSS, ci sono quote diverse. La quota 100 riferita ai lavoratori dipendenti implica però l'impossibilità di cumulare sia di periodi contributivi che di cumulare anche la possibilità di aggiungere alla pensione la possibilità di fare un reddito da lavoro di tipo autonomo, se non di tipo saltuario riferito a un tetto massimo di 5.000 euro. Quindi la quota 100 per quello che riguarda il mondo della dipendenza credo che non sarà particolarmente gettonata, se non da quei colleghi che alla fine di una carriera ritengono di essere abbastanza provati dall'esercizio professionale fatto. Credo invece che colleghi che a 62 anni siano ancora nel pieno del loro lavoro dipendente abbiano poca intenzione di aderire all'istituto, perché questo gli implicherebbe la impossibilità poi di fare libera professione.